Allora, data l'ora, sembrerebbe molto difficile fare un incontro serio, perché appunto evidentemente anche l'argomento, se non fosse che abbiamo tra di noi il più grande critico musicale italiano degli ultimi 40-50 anni, Mario Luzzatto Fegiz, che quindi... Poi abbiamo l'enfant prodige, suo allievo, cioè il suo successore, Massimo Bernardini. E Andrea Predinelli, che oltre a essere anche lui un grandissimo critico musicale, è l'autore della biografia, del libro su Iannacci, Roba Minima, Enzo Iannacci, quindi abbiamo fatto anche il consiglio per gli acquisti per stasera. Però nonostante questo cercheremo di essere poco seri lo stesso. Allora, infatti abbiamo qui anche alcuni comici che non vedo, ma fa niente, cioè vuol dire comici, artisti, Osvaldo Ardenghi, attore comico, Andrea Bove, attore comico, Enzo Liberdi, attore comico, allievi di Enzo, e vedremo cosa viene fuori. Tanto per cominciare in questo incontro, non incontro, come la mostra non era una mostra. Darei non la parola perché non cominci con una roba che è scritto in apertura, showcase, che io non so cosa voglia dire, però vi presento lo stesso, dal titolo Il saltimbanco e la luna, e darei appunto la non so che cosa Andrea Petrinelli. Grazie. Ah no, infatti io non ero salito lì perché devo partire da qua, nel Ho fatto la senso mia prima che gaffe, esatto. adesso facciamo questo showcase che è uno spettacolo, ma non è uno spettacolo. Adesso vi spiego. Allora, Il saltimbanco e la luna. Il titolo non ve lo spiego perché si spiega da solo all'inizio di quello che vedrete. È un progetto che è nato 3 anni fa, nel 2011. Ed è nato da due mie personali rabbie, quella di ascoltare le canzoni di Enzo Iannacci, considerarlo, poi magari ne potremo anche discutere, non alla pari, ma anche di più di Andrea o Gaber, e vedere che non se ne accorgeva nessuno, neanche noi critici. Anzi, quando è morto, molti giornali hanno detto il clown, perché non avevano capito chi era Enzo Iannacci. E a questa rabbia si è aggiunta la rabbia che il mio mestiere, che faccio da più di 20 anni di critico musicale, è, diciamo così, andato degradandosi per dei meccanismi che questo piccolo lavoro cerca di spiegare. E dietro le quinte del mondo dello spettacolo, non tutti gli artisti hanno lo spessore umano che poteva avere Enzo Iannacci. Da queste due rabbie è nata la voglia di fare il mio mestiere di giornalista in modo diverso, andando dalla gente, visto che certe cose tanto in TV o sui giornali non te le fanno dire sicuramente, per cui tanto valeva, e provare a vedere se la gente aveva voglia di ascoltare delle cose che secondo me, giornalista critico, meritavano di essere conosciute. E quindi ho cercato in maniera ironica e autoironica di raccontare il giornalismo musicale e il mondo dello spettacolo usando come bussola le canzoni di Enzo Iannacci e le parole di Enzo Iannacci. Le parole sono quelle che lui mi ha detto in tante interviste. Io leggerò da un taccuino che è una cosa di scena, ma è anche vero perché sono cose che lui ha detto veramente a me. E le canzoni non sono le canzoni che pensate, che conoscete, sono le canzoni che veramente rappresentano Enzo Iannacci. Se aveste provato a dire a Enzo, vengo anch'io notturno, ci vuole orecchio, non avreste ricevuto una risposta, diciamo, educata, per essere, diciamo, eufemistici, perché non erano quelle le canzoni importanti per Enzo, erano altre. È nato così questo concerto teatrale. Io, stupidamente, se volete, non l'avrei mai messo in scena se Enzo mi avesse detto non ne vale la pena. Lui era molto malato, ma ha avuto la possibilità di rispondere alla mia richiesta, di vedere le canzoni su cui si stava lavorando e di dirmi: sono commosso, sono gratificato, vai avanti. Siamo andati avanti un po' troppo lentamente perché lui nel frattempo è mancato, ma adesso il saltimbanco alla luna c'è e vuole esserci anche a livello divulgativo, anche nelle scuole, nelle biblioteche, visto che lui purtroppo non c'è più, per tenere viva l'eredità artistica e morale, etica di Enzo Iannacci.
Il Saltimbanco della Luna è nato con Susanna Parigi, grandissima cantautrice, molti di voi diranno, lo so, non la conosciamo, appunto perché è una grandissima cantautrice, quindi non viene proposta in televisione e radio. Ma Susanna ha fatto un lavoro straordinario e ha creato assieme a me questa cosa qui. Susanna, essendo una cantautrice, a un certo punto ha avuto anche l'esigenza di fare delle cose sue, di proseguire il suo percorso. E quindi il Saltimbanco della Luna adesso va avanti con due strade parallele. La versione con Susanna, che faremo ancora, e una versione in cui invece io ho cercato, anche per evitare ogni confronto che sarebbe stato ingiusto nei confronti di Susanna, qualcosa di diverso, sempre ricordando che Enzo mi aveva detto vai avanti, quindi non potevo deluderlo. E allora ho detto, ma forse la cosa migliore è chiamare una persona pura come lui, capace di interpretare in un certo modo le cose che lui aveva scritto, e chi meglio di un suo allievo, di una delle persone che Enzo considerava quasi un figlio, che è Osvaldo Ardenghi, e direi che puoi salire, Osvaldo. Questa lunga introduzione era doverosa per spiegare il senso di quello che andrete a vedere. In realtà questo qui è un'anteprima che noi concediamo al meeting con grande generosità. perché è la prima volta che lo facciamo con Osvaldo. Ovviamente non abbiamo a disposizione tanto, solo 5-6 ore, quindi non vedrete l'intero Saltimbanco della Luna. Vedrete la prima ora. La prima ora. E io ho tolto i riferimenti più espliciti al mondo del giornalismo, eccetera, che vi dicevo prima, perché qui si parla di Enzo Iannacci, e quindi qui facciamo vedere alcune delle canzoni di Enzo che sono in scena e alcuni dei ragionamenti di Enzo che sono in scena in questo spettacolo, che quindi non è uno spettacolo, ma può partire. Se tu sei capace di far piovere, tu sei bergamasco. Mi passi un attimo quella, perché sono i buchi e i riflessi della luce mi coprono le parole. Ma noi abbiamo provato 6 ore oggi pomeriggio. Sì, ma non abbiamo provato i buchi. Ah già. Abbiate pazienza, non sono pronto? Abituato con gli occhiali. Sei pronto? Pioggia. Parla sempre di meno, finisce il lavoro, non c'entra l'età, di un uomo pulito, diviso a metà, chissà se da giovane ha avuto un amore, chissà se qualcuno gli ha spezzato il cuore, la memoria dei risvolti curiosi. Dentro ci vai, niente viene di fuori, dopo i temporali non viene più il sereno, c'è poca minestra, beh, ne faremo a meno, poterla spartire con qualcuno che sai, c'è un telefono, non si sa mai. Gli artisti, ma solo un artista può pensare, immaginare, cantare un uomo diviso a metà, che poi non significa un uomo mal riuscito, no, significa un'altra roba, significa un uomo che ha vissuto male, semmai, ma lui l'ha detto poi cosa significa l'uomo a metà. Comunque cos'è che ha detto lui? L'uomo a metà siamo noi, tutti noi, una metà piena di sentimenti e l'altra metà che cerca di soffocarli, per pudore, e molto più spesso per egoismo, in bilico fra i valori della carità e il pensiero di una nuova automobile. Ecco, una canzone che parla di queste cose. Una canzone, sì. Io sono 20 anni che mi occupo di canzoni, che faccio giornalista musicale, scrivo libri, saggi, cose. Gli ultimi 20 anni è cambiato tutto. Il mondo del giornalismo musicale è completamente diverso ormai.
Voglio dire, oggi come oggi, io giornalista della carta stampata individuo nel mare delle informazioni che ci arrivano qualcosa che mi sembra significativo da raccontare alla gente. Vado al giornale, sezione spettacoli, giorno capo, senta, io vorrei proporre una riflessione sul nuovo disco in uscita dopo 5 anni di silenzio, ricco di tematiche pazzesche, del grande Bob Dylan. E che notizia è? Aspetta, no, cioè, sono 5 anni che lui è assente, voglio dire, torna Bob Dylan. Ma appare nudo in copertina? No, cioè non ha bisogno di certi escamotage, stiamo parlando di Bob Dylan perché ma lui... è metrosessuale? Come parla lei? O vetrosessuale? Vetrosessuale, così? Sì. No, cioè... Stai parlando di una persona di una grandissima qualità, Bob Dylan. Ma è... non è quello che ha confessato uno stupro di una ragazzina una canzone? Allora, il giornale, no? Il giornale, quello di carta normale, spettacoli, musica, Bob Dylan. Bob Dylan è la notizia. Era la notizia, 20 anni fa. Adesso non è più così. E allora io mi faccio delle domande. Tra queste mi faccio la domanda dell'elettricista. Sì, non è un errore, eh. L'elettricista è quel personaggio della canzone di Iannacci che sale sul palcoscenico alla fine di un concerto di cosiddette canzonette e, assieme a una serie di altri personaggi, smonta le quinte, gli strumenti, le luci, eccetera. A un certo punto si guarda intorno, vede tutte queste persone sul palco dopo una serata di canzoni e dice: ma vale tanto una canzone? Forse bisognerebbe ripartire da lì. Io con lo Iannacci ci ho parlato, eh. Ci ho parlato e lui un giorno mi ha detto: Pedrinelli, si ricordi che c'è bisogno di chi saltimbanco vive. Quando si parla con Iannacci, è meglio avere un prontuario per tradurre da Iannacci, in italiano corrente, il saltimbanco è l'artista. L'artista, cosa fa il saltimbanco? Il saltimbanco è quello che mentre tutti vivono la loro vita di tutti i giorni, mangiano, litigano, fanno l'amore, guardano la televisione, dormono, lui è là da solo, davanti al mare, e guarda il mare. È matto? No. È l'unico che domani potrà raccontare il mare a tutti gli altri. E allora se è vero che noi siamo uomini e donne a metà, e soltanto davanti alla natura, al mare, alla luna, ci accorgiamo di esserlo, forse bisognerebbe partire da qui per capire oggi il senso del mio mestiere, il senso delle canzoni. Vedere se un artista, un saltimbanco, una canzone sono ancora in grado o no di darci delle emozioni diverse da quelle della nostra routine di tutti i giorni. Mamma, che luna che c'era stasera, raccontami una favola presto, ho l'impressione di perderti ancora, è una serata bellissima. Fammi conoscere il mondo dei poveri, accompagnami nelle mie cose stasera, fammi sentire addosso il tuo sguardo, dimmi se è tutto vero. Dimmi se esistono gli angeli, portami in una miniera. Mamma, che luna che c'era stasera, si sente persino il profumo del sole. È un mondo di gente di paglia, non capiscono il cielo. Mamma, che luna che c'era stasera, c'è chi l'ascolta in punta di piedi, la guardo un bambino, viene vicino e mi dice: adesso ti porto laggiù alla miniera. E sguardo sereno e al mare di ieri, mai come ieri brillava la luna, forse anche tu la vedevi la luna, forse perché quella luna
eri tu. Franco Battiato definirebbe una canzone del genere un esempio di malinconia positiva, cioè allegra non è, però usare le parole in un certo modo, usare la musica in un certo modo, dà delle emozioni profonde che scuotono dentro e permettono di reagire, di vivere in qualche modo in un mondo dove è tutto piatto. Però non è stato facile per il saltimbanco farsi accettare con canzoni di questo tipo. E un giorno gli ho chiesto: senta, ma lei come ha fatto? E lui mi ha detto delle cose che credo valga la pena raccontarvi. Vedi, se sei timido, certe cose non le capiscono. E non le capiscono neanche se ti hanno già etichettato. Poi tu non fai più il matto e allora non vai più bene. Allora ho dovuto fare quello che di solito non si fa. Togliere tutte le maschere. Non cantare più in dialetto milanese, ma in italiano. E mettere dentro una canzone sia i miei tormenti che la società. È con quella canzone che ho trovato la sicurezza per scrivere poi di Natalia, una bambina malata di cuore finita sul mio tavolo e salvata al pelo, che ho trovato la sicurezza per scrivere la fotografia e andare a Sanremo e cantare contro la mafia. Perché ho scoperto che quando sei vero, la gente ti ascolta. Quella canzone si intitolava Vincenzina e la fabbrica. Ma non è necessario trattare per forza importanti temi sociali per scrivere canzoni in un certo modo. Il saltimbanco un giorno ha detto: la musica leggera è come il carbone. Non è una materia nobile, però può fare luce e dare calore. L'importante è farla senza maschere. E farla senza maschere sempre, anche negli argomenti più normali apparentemente, come l'amore, che col prontuario da Iannacci all'italiano, di cui vi ho parlato prima, oggi sarebbe da lui definito qualcosa di svilito, a giudicare dalle canzonette che sentiamo, dai programmi televisivi, eccetera. Però anche l'amore è una roba seria e, interpretando la musica in quel modo, il saltimbanco ha scritto d'amore persino in periodo di crisi, nel 79, pensate. Oggi siamo nel 2014 e siamo ancora in un periodo di crisi. Io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare. Sì, perché la bellezza dei vent'anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi il lavoro e poi l'amore. Sì, ma è qui che l'amore si fa in tre, che lavoro non ce n'è. L'avvenire è un buco nero in fondo a un tram. Sì, ma allora, ma che gioventù che è, ma che primavera è, e la tristezza è lì a due passi, ti accarezza e ride lei. Basta così, perché ripete la frase, ma c'è dentro tutto. Caro Ardenghi, tu dici basta 79? Così. 79. Era poi avanti. 2001. Come te che fai schifo mentre inneschi il mercato globale al posto dell'altruismo. Come te che fai schifo e ti fanno comandare una rete televisiva e lo fai con arroganza. Come te che se rispondi lo fai sempre malvagiamente, sgarbatamente, perché in tasca hai la pistola. Ma nel cervello hai solo merda. Merda che non puzza nemmeno curiosamente. Enzo Iannacci, 2001, canzone rifiutata da tutte le case discografiche italiane per 7 anni.
Io un giorno sono andato da Enzo, che poi voglio dire, queste cose le conosciamo tutti, le vediamo tutte, queste cose che lui canta in questo brano che si intitola Come gli aeroplani, e gli ho detto, ma scusa, ti hai già tolto le maschere, che bisogno c'era di andare ulteriormente? E lui, che amava spiazzare, non proprio sempre, ma diciamo 365 giorni l'anno, mi ha detto questa cosina qua. Forse. Chi è? Vedi Pedrinelli, io scrivo perché la mia vita mi ha fatto prendere coscienza di certi valori. Perché mia madre sotto i bombardamenti non correva in rifugio, ma Enzo è lo stesso. Nella vita c'è anche la morte. Perché mio padre mi diceva ci vuole altruismo. Se l'egoismo si fermasse saremmo tutti angeli e insegnanti di altri angeli. Parole come pietre che sono le mie regole e quindi anche i pilastri dei miei testi. Ricordati una cosa, Pedrinelli, con la coscienza non si traffica mai. E io penso agli artisti che ho conosciuto, che si disinteressano del pubblico ma vogliono la suite con i candelabri, con i drappi, non suonano meno di un chilometro dal cimitero. Penso ai giornalisti che parlano molto male degli artisti piccoli, ma non quando c'è in mezzo un grande ufficio stampa che poi ti toglie i biglietti gratis, i concerti gratis. Una volta ho visto una collega arrivare a un festival. C'è ancora la ceretta gratis? Sì, c'era la ceretta gratis. Il festival era bellissimo poi. Penso alle riunioni di produzione, le riunioni di redazione, le riunioni di scaletta. Ne ho fatte tante, eh? Tu dici vorrei invitare quello là? No, 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 non va bene. Ma dice cose intelligenti, non va bene. E a un certo punto ti stufi, dici, ma perché questo non va bene, questa non va bene? Pedrinelli è una questione di principio. Ah, e qual è il principio? Il principio è che siamo tutti cretini, la gente è cretina. E allora perché dovremmo fargli vedere qualcosa di intelligente? Farli ragionare, facciamoli ridere, facciamoli sghignazzare. E allora, caro Ardenchi, visto che lei è un allievo, no? Lei ce l'ha in repertorio una canzone divertente di Iannacci? Sì, sì, allora si prepari, la facciamo, perché anche Iannacci giustamente sapeva che questa è una questione di principio, e infatti in un disco ha scritto quando si dice che è per principio è per i soldi. Mi hanno detto che un bonzo e chi è? Un prete buddista. Ah. E si è bruciato sto bonzo, paf, si è cosparso di benzina e alla piazza principale e poi è Ma cosa è successo? Niente, si è dato fuoco da sé perché vuole la libertà. La libertà è le brusa, le brusa per poter campare e campare per l'aura, l'aura per poter brusa. M'han detto che in Fiandra e dov'è? Nel Belgio. Ah. È saltata per aria una miniera de carbone. Sono finiti bruciacchiati, asfissiati, anneriti dal grisù. Ma cosa è successo? Niente, più di 60 terun. Sono finiti all'aldilà, antini de tribula, tribula per poter cantare e campare per l'aula, l'aula per poter spissiare. Io c'ho la macchina, c'ho un bel mestiere e non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano. E poi cos'è? C'ho i servizi col bidet. Cosa interessa a me della mia libertà? La libertà è le brusa per poter campare e campare per l'aura, l'aura per poter spissiare. Han detto che ieri sera. Cos'è? Il dottor Iraghi. E chi è? Il caporeparto. Che sono licenziato in tronco
e per via della flessione sul mercato principale. E poi è... Cosa è successo? Niente. Che ti interessa anche a me della mia libertà. E la libertà è l'ebrusa per poter campare, e campa per l'aura, l'aura per poter sfissia, e tribulare per campare, l'aura per poter morire. Non c'ho più la macchina, son disoccupato, la mia donna mi ha lasciato, senza mutua, senza casa, non c'ho più neanche il bidet. Sono qui peggio di un bonzo, non c'ho neanche la benzina per bruciare. Cosa è successo? Di tempo. Che schinteressa anche a me è la mia libertà. Libertà è l'ebrusa, libertà per poter campare, libertà è libertà, libertà è oppressione, libertà è rivoluzione, no. 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 Libertà è rivoluzione. Ma cosa è successo? Ho pianto. Grazie, allora, così stacco la chitarra, eh? Ah no, aspetta, scusa, ho sbagliato. Ma vale tanto una canzone, perché in fin dei conti si inizia da qui, adesso abbiamo condensato tutto, ma insomma, vale se racconta tutto della vita. Io ho imparato questo in 20 anni del mio mestiere. Se racconta il mistero della vita, come dice il saltimbanco, che poi significa che la vita è comica e tragica insieme. E se non la racconti tutta, non puoi raccontarla davvero. Io in 20 anni ho imparato questo grazie ad artisti, no, grazie a persone, come il saltimbanco, che continuano a provare a raccontare il mare, la luna, la vita agli altri, disinteressandosi del fatto che saranno in tanti o in pochi ad ascoltarlo. Perché in fondo la vera arte non ha bisogno di gridare per arrivare. E infatti quando Iannacci Vincenzo è diventato il saltimbanco, la sua prima canzone di successo iniziava chiedendo permesso. Scusate, posso raccontarvi... Che scusè, mamì. Voi ricontate di un mio amico che era andato a fare il bagno su stradone per andare all'idroscalo, era lì e l'amore lo colpì. Un bel dì era lì a parlare, per lui parlava da solo questo, e l'ha vista passare, bianca, rossa, sembrava il tricolore. Sì, ma poi lui non è stato più capace di parlare. Eppure anche lui ha avuto il suo grande amore. Roba minima, si intende, roba de barbon. E poi l'hanno trovato sotto un mucchio di cartoni. Hanno guardato, pareva nessuno. Antucà, pareva che dormiva. Lascia sta, che la roba de barbon. El portava le scarpe de tenis. Parlava di Berlino, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E portava i scar de tennis, e aveva 2 de boom. Era il primo a mena via, perché l'era un barbu. Grazie, Andrea Pedrinelli. Grazie. Stacco la chitarra un attimo. Grazie. Ci butteremo giù noi due, proprio noi due.
Clap, e poi qualcuno sputerà. Chip, chap, come si fa? Quindi cosa possiamo dire di Enzo, sinteticamente? Sinteticamente che era un genio. C'è un aneddoto divertentissimo. Io per fare il libro ho intervistato più di 50 personaggi, musicisti, poi ovviamente Dario Fo, chi è Renato, tutti quelli che hanno lavorato con lui, Filippo Crivelli che l'ha lanciato a teatro, perché lui è partito dal teatro, chi l'ha visto jazzista agli inizi, e Paolo Tomelleri, che è un grande jazzista, mi ha detto: sai qual è la differenza tra Enzo Iannacci e Giorgio Gaber? Che Giorgio Gaber costruiva tutto perfettamente e poi lo metteva in scena tal quale. Con Enzo non potevi fare una costruzione perfetta. Cioè, al confronto delle cose di Enzo, la Torre di Babele è un'opera di Renzo Piano. Però Enzo era un genio. Ed è vero, perché solo un genio può scrivere certe cose, ma non è un discorso retorico. Voi considerate che Enzo era veramente un medico, non faceva finta di essere medico. E per lui aiutare gli altri nella medicina e cantare le loro storie per mettere l'attenzione degli altri nella musica, della gente nella musica, era automatico. Ma ci vuole una bella testa per riuscire ad aiutare gli altri da medico e non usare la musica per fare qualche soldo in più, andare in televisione, ma per continuare a cercare di aiutare gli altri, fino al punto di andare a Sanremo a cantare non la Paranza, perché purtroppo quindi siamo ridotti, diciamo, così, che... ma la mafia, Tangentopoli o la droga. Allora possiamo dire che, ho capito, se, che Enzo era un medico cantante? Ma non so, mi sembra una definizione... C'è una domanda che gli veniva sempre rivolta. Prego. Mi aprite il microfono, grazie. Scusa un attimo, perché cioè, allora non ci siamo capiti. Allora non abbiamo capito niente. Non avevo capito niente. Allora se uno dice allora innanzitutto non è vero. E innanzitutto ti dico una cosa che non è vera. Perché tu quando se mi fai parlare a me. Perché cosa vuoi dire? Dai, ma sentite, cioè che cosa mi medico? Ma che c'entra? Ma perché sei medico tu? Ma che c'entro io sono medico? Perché tu sei medico tu? Che c'entro io? Sto parlando più del meno. Vuoi che ti dica che stiamo parlando del medico? Allora, il medico. Allora, si sveglia la mattina e diceva che sei medico tu? Che c'è il medico? Che c'entra il medico? Ma non è un medico! Che c'entro io? C'entro il medico! Sei medico tu? Io sono medico. Allora la guerra. La guerra. Perché tu sai fare la guerra tu? Ma che c'entro io? Sto parlando più del medico. Se tu sai fare la guerra tu? Che c'entro io? Allora lo vedi che non è giusto. Allora. Per allora la tromba, per esempio. Quando uno suona la tromba. La tromba. Pensa a suonare la tromba. Ma che c'entro io se sono Bove Limardi, che sono un'altra parte del... Ma che c'entro io? Scusa, se la tromba. Anche col pianoforte, per esempio. Ma che c'entro io se sono suonare? Perché tu sai suonare il pianoforte? Che c'entro io? Scusa. Allora, per dire... Allora, io ti parlo di gente che sa suonare. Vabbè, allora, vabbè, parli di gente che sa suonare. Allora, fuori nome, facciamo questa bella figura. Allora, per esempio, allora... Parla di chi sa fare. Allora, per esempio, allora... Allora, cosa dici? Sa fermi che la mano, però. Allora, perché devono saperlo? Perché loro devono saperlo. La mano. Sì. Allora, non è che non Andre, sta la qua. Mano, Andre. Certo. Allora, perché... ta taglia mano, te lo dico pure in francese, ta taglia amen. Io ti parlo di gente come per esempio all'organo c'era Jimmy Squass sul brusto. All'organo c'era Jimmy Squass sul brusto. Tu brust, è americano, tu brust. L'americano fa brust. Alla chitarra elettrostatica. Alla chitarra? Elettrostatica. Che cazzo è la chitarra elettrostatica? Lo vedi che sei ignorante, lo vedi che sei... C'era Robertino. Robertino.
c'è Robert e, poi, e poi c'era Jimmy Hu al piano bar. Vabbè, chi? Jimmy Hu al piano bar. T'hanno fatto, hanno fatto quel bellissimo pezzo che si chiama I Love You To Be Like, It's From In America. Because to be like, I need you to be like, I love the star. E dai, Enzo, tu mi stai parlando di gente come Billy Sherosh, Robertino, Billy New, Billy Sue, Bebe, Oh, Bebe, Eben, Oh, Bella, Ma, Sesco, Bebe, Eben, Oh, Bella, 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 Stop! Ah, io non ci vedo più. E quando è stop e stop? L'ho capito, ma non mi hai mandato qua. Quando è stop e stop? Buonasera signora, sono Andrea, c'è Enzo? Chi è? Sono Andrea, ma chi è? Come chi è? Chi è lei, scusi? Ah, sono Andrea. E lei chi? Andrea. Cosa c'entra Andrea? Cerco Enzo, c'è? Appunto, che me ne frega d'Andrea. No, che cosa frega a me? Cerco Enzo, c'è? E c'è, bisogna vedere. Anche lì. Lì dove? Dove c'è Enzo, no? E c'è? Chi? Enzo. E bisogna vedere. Ma scusi, avete una casa così grande che bisogna vedere? No, no, questa è una casa che la gente viene per vedere se c'è Enzo. E c'è? Chi? Enzo. E bisogna vedere. Ma secondo me perché? E bisogna vedere se c'è o non c'è. E se c'è? E se c'è, bisogna vedere se lo vuole vedere. E se lo vuole vedere? E se lo vuole vedere, bisogna vedere se lo vuole vedere. La gente, qualcuno ha la roba. E se la roba? E se lo vuole vedere la roba, bisogna vedere. Insomma, è un problema suo. Mio. Ma che c'entra lei un problema di Enzo? E c'è chi? Enzo! E bisogna vedere! Chi è? Scusi, signore, sono Andrea, c'è Enzo! E bisogna attendere, prego! Siete in attesa della linea desiderata! Attendere, prego! Grazie per l'attesa! L'attesa può durare anche 1, 2, 3, 4, 5 mesi! E poi bisogna vedere se c'è chi? Enzo! E c'è chi? Enzo! E bisogna vedere! Chi è? Buonasera, signore, sono Andrea, c'è Enzo! Ciao, Andrea, sono Enzo! Senti, scusa, mi fai parlare con tua madre che mi trovavo meglio prima? Dentro, vai. Dai, allora. Bisogna vedere se c'è! Chi è? Sono Andrea, c'è Enzo! Ciao, Andrea, sono Enzo! Ciao! Senti! Oh! Ehi, aspetta un attimo che scendo! Ok, scendi! Ciao! È nata vota. Andrea. È novizio. Vabbè, ma Andrea, oh, hai capito? Che cosa? Stanno parlando di Annacci. Sì, lo so, che sta parlando di Annacci. Che sta, ma tu parli, sai qualcosa di Annacci? Che c'entro io? Se so qualcosa della scusa, è qualcosa di Annacci. Ma che c'entro io? E allora che cosa devi sapere? Io parlo del più e del meno. Che lo so che parli del più e del meno. Allora, e così abbiamo visto un altro pezzo dell'eredità di Annacci, che era di cabarettista. Allora chiedo a Luzzato Feggi, medico, cantante, cabarettista. Sì, gli facevano questa domanda e lui in genere era insofferente. E, perché dicevano sì, vabbè, medico, sì, vabbè, cantante, ma di lavoro? Allora, quando gli chiesero come conciliava la medicina, sul set di un film di Piacentini, un ragazzo gli chiese come conciliava l'attività di medico con quella di cantante e di cantautore. E lui rispose, l'uomo bisogna conoscerlo da dentro. E questa è la sua spiegazione. E lui lo conosceva davvero. Questa seconda gag che avete visto dimostra con chiarezza che a lui la parola andava stretta. Io ho una teoria. Voi sapete che l'olio d'oliva più buono è quello che vive in condizioni estreme. Vicino a Trieste ne fanno uno ottimo. Io credo che la parola più penetrante sia di quelli che hanno difficoltà a scrivere, come Paolo Conte, che a un certo punto non ne può più della parola e mette dei sax, no? Perché era bello quest'ultimo numero? Perché ci spiega come Iannacci preferiva comunicare per suoni ed emozioni. Ma quando questa parola usciva, aveva sempre un'efficacia dirompente che andava ben al di là del suo significato letterale. E per dare un corpo palpabile alle sue canzoni, Iannacci amava molto focalizzarsi su una persona fisica precisa.
Non a caso una parte rilevante delle sue composizioni ha il titolo di un nome proprio: Mario, Silvano, Prete Liprando, amico dei poveri cristi. Andò dall'arcivescovo Riosolano in Sant'Ambrogio, ve lo ricordate? Se ladro e simoniaco, gli disse, venduto all'imperatore quel porco, eccetera, eccetera. Quello perché, di son venuto da Como per niente. Sono venuto da Como per niente, sì, perché la cosa fantastica è questa, che lui riusciva nell'episodio storico a fare questo primo piano su un dettaglio, no? Su un dettaglio... cioè, alla fine c'è tutto Gloria Liprando, eccetera, eccetera, tutto questo casino, le fascine che bruciano, la prova del fuoco affrontata, eccetera, eccetera. E poi c'è il primo piano, quello dice, ma io non vedo un accidente, sono venuto da Como per niente. A proposito sempre di medicina, poi ti lascio la spazio della vocazione, pensavo a una canzone che si chiama Natalia. Non so se ricordate il testo. Natalia. Dove la medicina e la musica si incontrano in versi struggenti, come Natalia, la faccia quasi del colore della cera. Natalia, non vedi le flebo che ti sparano dentro e a vederti non sembri neanche vera. Ma la cera ricorda qualcuno dei tasti bianchi del mio pianoforte. Natalia, che non puoi sapere che cos'è la bradicardia, cioè che tutto sta andando a puttane e così sia. Il chirurgo cantautore si metteva nei panni della paziente. Non si usava allora mettersi nei panni del paziente. E quindi c'era, mi affido molto alle emozioni personali e penso ai concerti. Ci sono due personaggi che mi hanno affascinato i dal vivo, perché era come se avessero uno schermo protettivo contro le contestazioni e contro gli sputi. Questi due personaggi sono stati John Cage al Lirico a Milano e Enzo Iannacci in una serata di quelle turbolente post 68 al Paralido. Lui faccia da poker, gli tiravano di tutto, ma come se ci fosse stato uno schermo magnetico, si fermava su questa barriera. Insomma, questi personaggi, questa galleria così ampia, la sua voce era affilata come una lama, quasi gracchiante come una vecchia radio a onde medie, che dà un imprinting anche a canzoni non scritte da lui, come appunto Mario, che è di Dario Baldan Bembo, e quando lui dice nel verso Mario, Mario, forse l'unica cosa di buono che hai fatto è di non aver voluto figli, così come non hai fregato il mondo, perché Mario è uno che annega nel bicchiere il suo mal di vivere mentre medita il suicidio. Prima avete ascoltato un pezzo di Vincenzina e la fabbrica, che è la colonna sonora del film Romanzo Popolare. E lì proprio c'è Iannacci che racconta una Milano che sa di freddo, nebbia, cade ringhiera, stenti, deprimenti periferie, mancato paradiso perché arrivava dal sud come Vincenzina, convinta che la fabbrica l'avrebbe aiutata a crescere e a emanciparsi. Mario, io voglio provare con te a entrare in quegli anni, per come li ho vissuti anch'io, insomma, ma soprattutto per cosa è accaduto. La dico schematicamente, sono stati citati già fin qui, perché fanno parte della storia di Iannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo. Proviamo a finire con la memoria, quelli più giovani provino a immaginarlo, alla fine degli anni 60. Arriviamo alla fine degli anni 60 ed esplode il cosiddetto 68, che cambia un po' le carte in tavola. Come ci arriva Gaber? Ci arriva come un grande cantante popolare, uno di quelli che andava a Sanremo, che andava canzonissima, che cantava belle canzoni, che faceva tanta televisione, un grande autore commerciale. Come ci arriva Iannacci? Ci arriva come uno che ha preso dalla Rai un grande calcio nei denti e in qualche modo lui decide di finirla con quel mondo lì e si mette a fare il medico, per cui il 68 di Iannacci, e aiutami magari Pedrinelli che hai ristudiato il giorno per giorno di Iannacci, è
un 68, primi anni 70, in cui a me pare che lui faccia il suo praticantato di medico al pronto soccorso. Cioè, mentre sta succedendo tutta questa roba, Iannacci in realtà scappa dalla scena musicale, artistica, e fino, credo, a metà degli anni 70, in buona sostanza, lui fa il medico. Invece, torno a Gaber, cosa succede degli altri due? Gaber, in quel momento, cambia la sua vita, si innamora del 68, si innamora della domanda di cambiamento e di verità che c'è nel 68 e diventa, molla completamente il suo status di cantante commerciale, decide di mollare la televisione, va in teatro, Paolo Grassi del Piccolo gli dà carta bianca, comincia l'avventura del signor G e comincia il teatro canzone insieme a Luporini. Il tragitto è molto interessante, ma aspettate, ve lo dico dopo. Prima andiamo a Dario Fo. Dario Fo, anche lui era un grande autore anche di rivista. Dario Fo ha fatto delle meravigliose cose. Le 20 canzoni che si sono fatte con Iannacci ci dicono anche, come dire, la vena incredibilmente comica e leggera di Dario Fo. Ma Dario Fo lì decide di diventare in realtà un rivoluzionario e in qualche modo lì comincia questa sua carriera di duro e puro. Gaber, come dire, cominciano insieme e invece in realtà Gaber dopo pochi anni diventa il più grande, il più implacabile inseguitore dei sessantottini e comincia a dirgli: voi state tradendo questa domanda di verità. E da lì in avanti sarà un corpo a corpo che in tutti gli spettacoli degli anni 70 fino a Polli d'Allevamento poi diventerà proprio uno scontro fisico. La vera novità sta proprio in questo. Iannacci sta facendo il medico al pronto soccorso. Esatto, ma la vera novità è un'altra. Che sia Gaber che Iannacci smettono di prendere di mira il potere, che era un po' il giochetto della canzone politica, ma cominciano a processare noi. Ecco, questa è la vera novità. Cioè quelli che cantano nei dischi perché hanno i figli da mantenere, no? E la vera novità è proprio questa qui, cioè era facile combattere il potere, canzoni politiche, eccetera, eccetera. No, qui comincia un processo a noi e lo fanno sia Iannacci che Gaber, diciamo molto, molto, molto spietata questa critica. Cioè guardare dentro il tuo io, dentro il punto diventa io, cioè, io, esatto, la crisi dell'io. La crisi dell'io e quindi comincia un percorso che fanno entrambi per conto loro e questa è la vera novità. Devo dire che poi Iannacci in quegli anni è una maschera di marmo che mette in scena un pessimismo che regala poche speranze sia per il presente che per il futuro. Io stavo pensando alla audacia di Vitradini che ha voluto questo accostamento fra Guareschi, Mondo Piccolo e Iannacci, due personaggi lontani, accomunati però, in comune un'assoluta libertà di pensiero, una vocazione assolutoria verso le umane debolezze. Questo ce l'ha in comune con De André, che era un altro che assorbeva tutti. Bellin ci avrà avuto le sue ragioni, eccetera. Questa simpatia per il mondo dei perdenti, come il palo della banda dell'Ortica, o la vincentina davanti alla fabbrica, o il simbolo degli emarginati a Witkata, che è il protagonista di Vengo Anch'io. Scusa Mario, però questo non l'avevano tutti in quegli anni. In che cosa è diverso Enzo? Perché non è retorica questo voler bene ai piccoli, ai poveri? Non è la tristezza che aveva dentro. Io credo che sia la tristezza quando decide di trasformare in eroe un cornuto strutturale come l'Armando, sicuramente o decide di fare come De André aveva fatto un'eroina di Bocca di Rosa, lui fa un'eroina di Veronica, no? Il primo amor di tutta Via Canonica, con questo ritmica in pe, in pe, che vuol dire in piedi, appunto. Infatti dice Veronica: l'amor con te non era cosa comoda, nel luogo certo era il più piacevole, al Carcano, in pe.
La diversità era costituita indubbiamente da strumenti di comunicazione atipici. Mentre veramente Gaber giocava tutto sulla parola, lui giocava tutto sulla fonè. Questa era una cosa incredibile. Sulla fonè. Sulla fonè, perché quello che abbiamo detto prima, quel dialogo in Gramelot, sfido chiunque a tradurre cosa hanno detto quei due. Però, però sono calabresi anche. Però era un Gramelot che dice. Però era un Gramelot veramente incredibile. Dicevo appunto quando mi è capitata questa idea incredibile di un accostamento fra si sono offesi, no, forse si sono offesi. No, sì, non è questione di offese, cioè innanzitutto io sono milanese, innanzitutto. Sarà lui che e poi c'era una cosa che volevamo dire si riguarda a questa cosa qui, c'era alzati, no, volevamo dire alzati, due sim, no, cioè due sim in milanese, sim due. E c'era un pezzo che al maestro piaceva molto, che abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto insieme, cioè l'abbiamo fatto insieme, per forza gli piaceva, l'ha fatto lui. L'abbiamo fatto a casa sua. Che parlava dei meridionali, che noi non siamo, no. Che pezzo faceva così. Abbiamo imparato a essere meridionali per questo pezzo. Poi quando l'attore si cala dentro proprio il personaggio, no? Ci sono Stanislavski. Talmente Stanislavski, okay. Abbiamo imposto a mamma e papà, per esempio io, di essere calabrese, una cosa proprio. Mamma, che caldo! Non si respira! No, non si respira! Toni, scinna! Muoviti! Mamma, che caldo! Non si respira! No, non si respira! Toni, scinna! Muoviti! Guarda! Tutta quella gente che cammina con su caldo. Dove va? E dove va? Va al mare, va. Dove va? Al mare, voce del verbo acqua, mare. E che va a fare al mare? E che va a fare? Mangia il gelato. Che gusto. Comunque hai gusto di gelato? Cioccolato. Cioccolato fa caldo. Limone, kiwi, puffo. Gusti freschi, cioccolato caldo. Gelata al cioccolato, si chiama gelata al cioccolato, se no lo chiamavano caldata al cioccolato. O al limite tiepidata al cioccolato, invece no, gelato, avverbio sostantivato, a chi, a che cosa? Al cioccolato, molto al luogo, a chi, a che cosa? Al cioccolato, molto al luogo di gelato, al luogo di gelato. E dove lo vanno a mangiare sto gelato? Te l'ho detto prima, al mare va, Andrea, al mare va. Al mare si squaglia, fa caldo. Il gelato lo mangiano con la lingua. L'organo deputato al mangiamento del gelato, la lingua. Tu geografia zero proprio, eh? Pure mio cognato lo mangia con la lingua. Con la lingua, cognato? Sì. Bravo, tuo cognato. Che caldo. Non si respira. Toni, scende! Muovete! Ma Tonino non scende. È carattere, Tonino. Tonino è un tipico carattere non scenditore. Non è che proprio c'è questa cosa che scende. Ma Tonino non aveva l'ascensore. E che se ne fa? Sta al piano terra, sta. Che c'è? Ascensore è sempre ascensore, c'è la targhetta, c'è 6, 5, 4, 3, 2, 1, T, come Tonino, no, T.
Ascensore viene dal greco, ascen basso, zore alto. Se lo volevano fare solo per l'alto lo chiamavano zore, no? Invece no, ascenti, zore, 1, 2, 3, 4, fino a 11. 12 ultimamente, 12. Che caldo. Non si respira. Toni scende danzore, se contentiamo. Muoviti, Toni. Senti, tu che parli sempre di tuo cognato, ma tuo cognato esattamente di dov'è? Pigliai questa maniera, Andrea. Scusa per l'indelicatezza. Facciamo finta che siamo in pausa. Ti sei ripreso? Ti ho chiesto esattamente, tuo cognato, di dove è? Pausa. Originario. Su Tirolo, for part-time. Andrea, ti ho fatto una domanda semplice. Ti ho chiesto esattamente, tuo cognato, di dove è? E io ti ho risposto, originario, su Tirolo, for part-time. Andrea, non ti ho chiesto dimmi un autore polacco del 300. Ti ho chiesto esattamente tuo cognato, di dove è, con l'accento sulla D, pronome indicativo. Di. Originario, su Tirolo, for part-time. Lo vedi che non siete precisi? Come se a me mi chiedesse di dove sono, dicesse Sud Calabria, forse Campania. O su Tirolo Spartani? Quella è una regione del nord, su Tirolo for Spartani. Su Tirolo è sud, Andrea. Su Tirolo, nord Tirolo è nord. Su Tirolo è sud. Vabbè, ma loro credono di stare al nord. Credo di stare al nord. E poi ti dico, c'è sempre un sud del sud. Adesso che mi ci fai pensare? Quelli di Reggio Calabria non sono come noi di Cosenza. No. Non hanno voglia di fare niente, non hanno iniziative, non lo so, non hanno... Su Terrone, Andrea. Terrone. Io non c'ho niente contro Terrone. Tu lo sai, tu mi conosci quando ero piccolo. Chissà che caldo a Reggio Calabria. Fa caldo a Reggio Calabria. Certo che però, dobbiamo dire la verità, al nord sanno lavorare. Chi? Quelli del nord. Ci vuole lavorare. Guarda, sanno lavorare, quelli al nord sanno proprio lavorare. Ma che ci vuole lavorare? Ci vuole lavorare. Guarda, lavorano talmente bene che starei delle ore a guardarli lavorare, guarda, veramente. Sono proprio forti che sono i nord. Ma non ci vuole niente a lavorare. È difficile, è difficile. A lavorare è facilissimo. È difficile, ci vuole preparazione, è difficile. E che ci vuole a lavorare? Ci vuole niente. È facile. Allora, per esempio, prendi il pilota d'aereo. E che ci vuole fare un pilota d'aereo? Il pilota d'aereo, sì. E ci sarebbe da pilotare un attimo che arrivi. Ti fa una doccia, vai lì, permesso, non è successo niente. Vai nel velivolo. Vai là, vi entri. E poi c'è le cose dei comandi, no? Tutti i comandi. E li apri, no? Che fa? Andrea, che fa? Ma si pazza, Andrea! A così succede un incidente? Ti stavo dando una mano con tutti questi movimenti. Andrea, io e pilota d'aereo. Tu pilota d'aereo? No. Ecco, allora, qualifica. Io? Non faccio un cazzo proprio. Da generazioni, Ci avete pure... Sì, abbiamo anche l'insegna davanti al portone di casa. Premiata famiglia Bove, dal 1871 qui non si fa un cazzo proprio. Siamo leader nel settore. E allora, vengo io a sindacare l'esatta posizione da seggia Israele quando tu non fai un cazzo? No, mi lasci libero, devo dire la verità. Allora, lasciateci lavorare, ve ne prego. Pilota,
Tu c'hai cose, no? E poi accendi il 4. Accendi, no? Senza non tirare l'aria, vabbè, che cose sa, no? Poi quando si, quando mette la prima, no? La seconda è sempre seconda. A doppietta, a doppietta, cioè a terza, no? Poi quando è lanciata proprio. Impenni, fai, si stacca, no? Impennato, e vai, e stai, no? E mai, tai. Mai tai? O conosci l'inglese? No. Quanta ignoranza che c'è in giro. E Sky? Sky? Atina parabola? No. Allora che cazzo vuoi, Andre? Cioè il digitale terrestre? Appunto, terrestre, sto parlando di parabola. Ah, parabola. Parabola. Ignoranza in giro. Poi dopo un po', quando sei proprio quando si stai scaiando, abbasso il finestrino per vedere dove sei. Che fa? Abbasso il finestrino. Abbasso il finestrino. Abbasso il finestrino. Dall'aereo. Abbasso il finestrino dall'aereo. Quello è automatico nell'aereo. Basso finestrino. Questo è un modello antico, è antico suo modello. Dopo che stai scalando, continua, no, a fare. Stai attento che magari un cormorano ti entra nel... Chi? Un cormorano ti entra nei motori. Ma che cormorano? A quella latitudine è un cormorano. Stiamo parlando di 10.000 metri quadri. E quale? Quadri? 10.000 metri quadri. È alto, no. A quei livelli c'è il coso, no? C'è, al limite c'è il fenicottero, che c'è poi... Chi? Un fenicottero. Quale? Un fenicottero. Un fenicottero. Ah, un fenicottero, sì. Ma non è il caso. No, non è il caso, non è il caso. Dopo che è finito, no, tu t'abbasci, no? Tu t'atter, che sei inglese, tu inglese. Zero. Bravo. Dopo che fa, tu freni, no? Se no, tu freni a mano. Dopo che è finito, niente, permesso, non è successo niente, e ti pagano. Un hostess, quarti reggiseno, ti viene a dare il numero di telefono, mio marito non mi capisce questo è il numero di telefono. E fate... Fatto... E ti pagano. E chissà quanto guadagni. È poco. Perché poco? Perché io faccio un volo low cost. Eh? La costo. Come? Quello che è un coccodrillo qua, la costa. Ah, il coccodrillo la costa, sì, quello che è la costa, quello qua. Non prendi niente. No, non prendi niente, che siamo le calde. Io non vorrei che a qualcuno crollasse un mito, ma volevo dirvi che Gelato al cioccolato è stato scritto da Cristiano Malgioglio dopo una vacanza in spiaggia a Marrakesh. Vedete voi, ripassate il testo. Sentendo questi due milanesi, riflettevo... Milanesi, no? Doc. No, però c'era una domanda che volevo rivolgerti, Mario, perché tu sei un triestino milanesizzato da 40 passato anni, via Roma, 50 perché a Roma anni. Ho fatto l'università e il liceo, il tasso di Roma. Però il milanese lo mastichi, arrivato... Milano la mastichi. E ci ho messo molto tempo a imparare il milanese, per imparare a dire ticchete tacchete tac, tac mi tacca mi tacati tacati, tacate tito tac, ci ho messo 40 anni. Ecco, però a me, pensavo una cosa, noi ascoltiamo Iannacci, le canzoni milanesi di Iannacci, per esempio. Allora a me personalmente, che sono milanese, figlio di milanesi, ma naturalmente, ahimè, mia moglie mi dice che sono terrone perché mia nonna è venuta a Milano nel 1910 dalla Puglia. C'è sempre uno più a sud, no? Ecco, esatto. Però in casa mia non si parlava milanese, però nella città in cui sono cresciuto, negli anni 60, si parlava milanese. Per cui io, quando oggi, come ieri, ma oggi che sono un po' più vecchio, ascolto le canzoni in milanese così struggenti di Iannacci, il portava le scarpe del tennis, per esempio, che è stata citata, mi viene come uno struggimento per il mondo integro che non c'è più. E adesso non voglio fare il nostalgico, però ci dicevamo a tavola una cosa, e qui voglio tirare dentro anche Vittadini su questo. I nostri figli anche loro sono cresciuti a Milano. I miei figli
non capiscono più nulla del milanese, cioè queste vibrazioni che io non gli ho comunicate perché in casa mia non si parlava e quindi niente. Non fate sentire troppo che magari la Lega fa un disegno di legge. Tuo figlio sta a Londra e sta per andarsene in California. Allora, tutta questa roba sarà perduta? Cioè, è perduta per sempre questa lingua, perché voglio dire, ci sono dei versi lì dentro che sono un mondo, che sono una cultura, quel modo in cui Iannacci per esempio ha di raccontare in milanese, i milanesi che, per dire, che sono poveri, ma e si, non dico che si travestono da ricchi, ma come dire, sentono che la loro dignità è ferita dal non potersi adeguare a quel che c'è in giro. Quel modo così milanese pieno di pudore, di raccontarsi, si perde insieme alla lingua, secondo te, Mario? No, prego, domanda difficile. Cioè, come si fa a passargli questa roba? Il milanese di Iannacci si capisce dalla tristezza ironica, cioè nel senso che è, il milanese è un triste ironico, e anche se non capisci le parole. Però l'era il prima menavia. Tu capisci, anche se non capisci le parole, come quando uno che non capisce l'inglese capisce l'inglese come nelle barzellette, no? Cioè che si capisce l'idea, tu non sai cosa mena via, ma si capisce dove va, perché tu percepisci questi personaggi che sono perdenti, ecco, ma senza prendersi troppo sul serio. Il fascino irresistibile dello sfigato per Iannacci. Proviamo a fare un viaggio nelle sue canzoni. L'album è l'importante. Avete presente Sergei, la faccia da polacco che non ha mai visto il mondo. Sergei, l'unico a sapere come si smonta un autoscontro. Già, Sergei col suo segreto e i suoi dolori, uno che piangeva dentro. E a proposito di milanese, piange dentro e fuori anche il protagonista di Sun Sciupà. Ce l'hai presente, Sun Sciupà. Con quel verso che meglio che mai descrive uno stato di spossatezza fisica e morale infinita. E sai qual è la frase? Hai presente un canotto morsicato da un Doberman? Vabbè, poi devo dire che c'è un'altra in dialetto, visto che parlano di canzoni in dialetto, incredibili. Non so se le ricordi, Dag Alterun Fandango. Che praticamente Dag Alterun è l'unica frase del... un po' come la canzone di Paolo Conte con una sola parola, no? Esatto, una canzone ma una parola, una presa in giro del razzismo, no, da Galterù. Comunque l'universo musicale di Iannacci è veramente infinito, lo vedevo appunto preparando un po' questo intervento. Canzoni surreali, altre folle, altre di fine poesia, altre che seguono le regole compositive della logica formale, per esempio Sfiorisci il bel fiore, che pur ripresa da De Gregori, oppure Qualcosa da aspettare, che è di quel famoso disco in cui c'è anche Veronica. Ma vuol dire che ha tante lingue Iannacci, secondo te? Sì, o è una lingua che si declina? No, una lingua si declina in vari modi, no? E, si parlava di, si cercava di contestualizzare un po' questa figura di Iannacci nella Milano, e devo dire che una grossa mano me l'ha data poco prima di morire Walter Valdi. Non so quanti di voi sappiano chi è. Walter Valdi è un avvocato milanese che è il padre del cabaret. Dicono che sia anche l'autore di Mortus Gallus e di varie altre, no? Aveva dei monologhi incredibili, surreali, no? C'è uno che diceva: c'erano una volta due gemelli, ma belli, che uno avrebbe detto che non si sapeva quale dei due gemelli era più bello. Un giorno passano a Ferrari, li mette sotto, pam, spiaccicati. La gente si avvicina, mesta alla scena dell'incidente, guarda e dice: oh, sua bella macchina! questo era l'avvocato Valdi. Pedrinelli, scusa, aiutaci a capire una cosa. Io, se non ricordo male, il palo dell'Ortica è di Walter Valdi. Il palo dell'Ortica è di Walter Valdi. Volevo, se posso, aprire una parentesi e darti una risposta alla domanda di prima. Perché è vero che se Tizio vince X Factor, noi come giornalisti abbiamo il dovere di scriverlo e dedicargli degli articoli. Ma tu hai detto quanto rimane nel futuro di Iannacci. E noi diamo le notizie alla gente.
Se noi, e scusate se faccio due nomi, di artisti di diverso spessore qualitativo, diamo più spazio a Marco Mengoni che a Davide Van der Sfross, siamo anche noi colpevoli se non rimane la cultura di chi sa cantare in dialetto a un certo livello. Ma sai, se abbiamo un caporedattore che ci tira dietro il pezzo... lo so, infatti il mio gioco di Bob Dylan prima era quello. Esatto, che sono cose vere, tu vai, come tu ben conosci, esatto, dici, proponi e ti dicono, ma la notizia qual è? È nudo? Appunto dico, ma parla di un rapporto incestuoso con sua sorella, allora non c'è il pezzo, ma questo purtroppo succede tanto. Lo so, però è giusto dirlo perché magari loro non lo sanno. Certo, non lo sanno, giustamente, siccome siamo alle firme. Comunque sì, Walter Valdi è l'autore del testo. Solo una cosa per concludere, sì. La cosa di Walter Valdi, no? Poco prima che morisse andai a intervistarlo. E mi ci raccontò in questo colloquio a Lanzo di Intervi il contesto in cui nascevano le canzoni. E lui dice, questo lo dico anche agli amici comici, visto che a pranzo si parlava, a cena si parlava di comicità. Noi non sapevamo esattamente quello che stavamo facendo. Era qualcosa di diverso dall'offerta dei comici delle varietà. Non era teatro e neppure canzone, ma un gioco speciale che non si poteva trovare da nessun'altra parte. Non erano semplici gag impacchettate, ciascuno lavorava intorno al suo personaggio pieno di dubbi ed incertezze. I nuovi comici sono bravissimi, ma lavorano già su una strada aperta e collaudata. Domanda di rigore al grande vecchio del cabaret. Com'è cambiata Milano? Non molto, ha colori diversi, ma è sempre stata in qualche modo emigrata e variopinta. E la televisione? Non ha fatto un gran bene al cabaret, perché ha delle altre esigenze. Il cabaret la gente lo andava a sentire per scelta, non poteva essere paracadutato a una platea vasta e inconsapevole. In un teatro normale, il repertorio del derby avrebbe provocato il lancio di oggetti contundenti. Ricordiamoci che all'inizio Cocchi e Renato in TV furono presi a fucilate dalla critica e dal pubblico. Però, Osvaldo, puoi raccontare come hai cominciato? Perché ha a che fare con quello che diceva adesso Mario. Cioè il gioco speciale di cui parla Valdi, che roba è sto gioco speciale? Cosa vuoi sapere? Quando ho incontrato che ti ha tirato dentro al Bolgia, che dice... Ho superato il provino, mi chiamano e mi dicono guarda c'è Iannacci che ha intenzione di farti lavorare subito, io la mia intenzione è quella di fare la scuola, allora vado nel locale, lui stava cenando, viene da me, mi fa vieni accomodati e mi fa tu fai ridere, si lavora dal martedì alla domenica, sabato sera spettacolo doppio 1.900.000 lire al mese. Io non ho un repertorio, il repertorio lo troviamo, perché gli avevo portato un'apologia sul Nazareno spiegando cos'era oro, incenso e mirra, e lui è rimasto colpito dal fatto che mi sono chiesto che fine ha fatto l'oro. Questo è il motivo per cui Iannacci, ma poi mi ha detto sei un attore, ma non mi sono mai accorto, quindi io lavoravo in fabbrica, infatti dicevo oggi a tavola sono l'artista meno colto d'Italia, ma penso di aver contribuito alla cultura perché i libri che avete letto probabilmente sono stati cuciti con le macchine che montavo io. Posso io chiedere? Perché quello che hai detto del cabaret, perché è strano, no? Canzoni ma cabaret, perché Enzo, almeno a sapere, ha, come dire, ha dato vita a Cocchi Renato, Boldi, Teocoli, Abatantuono, Paolo Rossi, e non è che è un genere a parte, è un po' da quello che hai detto dentro la canzone. Anche sentendo Osvaldo, cosa significa questa unità cabaret canzone nella sua personalità, che forse è anche unica, perché questa è anche la differenza da Gaber. Gaber faceva lui ha fatto lui l'attore, qui invece c'è un giro enorme di qui persone. C'è una squadra in realtà molto ampia dove c'è Beppe Viola, dove ci sono Cocchi e Renato, Boldi, e tutto un gusto del surreale, no? Si inventano il cimento invernale. Voi sapete cos'è il cimento invernale? Una menata inventata da questa banda di sciamannati di buttarsi un tuffo nel naviglio, un tuffo 50 lire, tre tuffi 100 lire, una roba del genere, no? Cioè, una roba da fuori di testa totali. Cioè, allora, scusatemi, io sono innamorato di alcuni testi proprio di scritto da Iannacci e della sua banda. Voi ce l'avete presente il monologo
A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano, tutto cosparso col suo bel ondeggio che esso c'ha dentro, esso andava da Porta Ludovica fino a via Farini, via Torino, tutto uno scoglio, che c'è ancora adesso il pesce fresco in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato tutto, c'è rimasto l'idroscalo che c'è ancora la gente abbronzata adesso. Ma cosa fuavano? Oppure la descrizione della spiaggia, ce l'avete presente? Venendo ancora avanti, tutta una roba buttata giù per terra tipo farina, però essa è sabbia, ma non messa giù a mucchi, tutta spianata bene, sinistra-destra, tipo spiaggia. Di fronte tutta una roba piena d'acqua, ma non fissa come il palazzo del ghiaccio. Essa è tutta semovibile. Come semovibile? Semovibile, alto basso. Cioè, erano dei geni. Però questa è Milano, cioè si è sempre detto, questa roba diversa. Che stile è Milano? Questo è lo stile del cabaret milanese. Io voglio chiedere una cosa agli amici calabresi. Potete far uscire il demone calabrese da voi un attimo? Se è possibile. No, voglio proprio chiedere invece una cosa, come dire, non da comici, però da umani, da figli di Iannacci. Sì. Sai che i comici vengono sepolti in terra sconsacrata? Sì, dopo, infatti, io sono disponibile, come dire, son favorevole a questa cosa. Ma i critici anche, però, anche loro. I critici vanno all'inferno. Il gioco speciale, lavorare con Iannacci, il gioco speciale di cui abbiamo parlato prima, che roba era? Cioè, che cosa voleva dire lavorare con Iannacci? Artigianalmente, cioè quella roba che fate, che in qualche modo è figlia anche delle sue indicazioni, come nasceva? Enzo, racconta il bergamasco. Scusa, posso aggiungere una cosa prima che parli lui? Iannacci è spesso ermetico, la logica magicamente latita, e se vogliamo la sua filosofia espressiva è raccolta in un verso della canzone L'importante è esagerare. Sapete qual è questo verso? Lo dice Iannacci, mica io. L'importante è esagerare, sia nel bene che nel male, senza farsi mai capire. A voi la palla. Allora, mi sono dimenticato la domanda, però la riprendo. Però la ringrazio lo stesso. Era speciale tutto qua, cioè era veramente una magia, adesso senza fare domande. Però era una scuola di vita e di cabaret, che era continua, ma senza l'insegnamento classico. Non è che lui insegnava classicamente devi fare così. Era un modo di... Ogni volta uscivano fuori cose di strane, nuove, particolari. Lui aveva una velocità di sintetizzare con una frase, con una parola, un evento che era meraviglioso. E poi tirava fuori una volta, mi ricordo che gli ho chiesto, maestro, c'ho un'idea per un pezzo, una canzone, così. E lui poi, gli ho parlato di quello, lui mi fa, ma tu scrivi in bianco e nero o a colori? Bella domanda. E io mi sono fermato e ho detto, maestro, non lo so. E lui ha fatto, no, io in bianco e nero, perché i colori poi glieli danno gli altri. Io ho ringraziato, ho detto, maestro, per oggi va bene così, vado a casa. Io invece, la mia esperienza era particolare perché io come carattere, modo di fare, ero molto sempre iperattivo. A me faceva cominciare quasi tutte le nostre performance, quando le facevamo insieme, con la pausa. Quindi mi faceva entrare, così. Beh, dei silenzi carichi di contenuto, così. Me ne ricordo. Così. Faccia da poker. E rimanevo così. Poi dopo un po' mi faceva dire, do fastidio se pulisco! E qui nasceva un mondo, tutto che poteva suo. Finire anche lì, perché... Potevo finire qui, andare via, potevo continuare, mi poteva dare altro, cioè quindi... Per un'altra, una volta siamo andati a fare una cosa, ti ricordi, siamo al Ciac, che poi adesso non c'è più, a Milano, per il giorno che chiudeva c'era una serie di artisti che facevano dei pezzi,
E allora ha detto andiamo, ci andiamo, quel giorno non c'era Andrea, e Osvaldo tu mi fai le risposte, facciamo visto un re, tu mi fai le risposte, c'erano due ragazze che ballavano, e poi tu Enzo, e io che faccio maestro? Tu fai ridere, in che senso? Non ti preoccupare, fai ridere, ma che devo fare? Non ti preoccupare, fai ridere. Io sono là, mi mette il microfono davanti, sto lì e partono, ho visto un re, scusa, che pensavo, io stavo lì, stavo a fare niente. A un certo punto si fermava, mi guardava e io facevo... Infatti succedeva questo, la gente moriva. Era questo. Ti ricordi? Vabbè. Posso raccontare una cosa? Sei qui per questo. Quando abbiamo imbastito assieme con Iannacci, era un monologo, era un'apologia sul Nazareno, e c'era il processo da Pilato. Io la sera ero pronto per salire sul palco, lui si avvicina e mi fa: senti, il processo da Pilato non era di venerdì, era di lunedì, quindi c'era anche Biscardi. Gli ho detto: no, no, non posso dirla perché non l'ho ancora smaltita. Lui mi fa: no, non la smaltisci adesso, poi sali la bici. Quando sono arrivato lì non sono riuscito, l'ho detta ridendo. E lui aveva questi schizzi anche con la... quella sera c'era una cantante, perché poi lui non amava molto la volgarità, però si trovava da Costanzo e c'era una professoressa di scienze statistiche sui 30 anni, una bellissima donna, e è venuto fuori che faceva gli spogliarelli. E Costanzo dice a sta signora: ma per chi li fa gli spogliarelli? Amici intimi, persone su di età. Enzo, cosa dici tu? Persone su di età? No, no, fuori si vede che è una bella professoressa di scienze statistiche, ma dentro c'è un puttanone. Cioè, in piena TV. Lei ha riso tantissimo, Costanzo è andato in defiance. Però voglio fare una domanda a tutti e due, Andrea, Mario. Ma è vero che sembra che è surrealismo, però anche il Bonzo... mi ricordo la roba del ficus, non è il surrealismo che nasce da un punto della realtà che noi non vediamo e lui faceva esplodere? Perché non è il surrealismo, è un surrealismo realista, perché io ero presente, tu hai il ficus, non so se avete sentito, che lui fa una gag su uno reale che gli porta un ficus e che infatti poi si arrabbiò, dice la cosa, perché... Non è che questo surrealismo è quel pezzo di realtà guardato che fa esplodere, vi chiedo. Ma, guarda, c'è una cosa interessante dal punto di vista storico. Lui, fin dall'inizio, prima ancora della censura in Rai e quando non esisteva la TV privata proprio, per cui non si poteva pensare a Berlusconi, ha individuato nella televisione il rischio più grande. E ha iniziato a cantare contro la televisione nel 74, nel 75. La televisione, esatto. La forza delle un. La televisione la te rimpirrisse come un coiù. Corretto? Sì. E anche canzoni esplicite. La storia del mago è la storia della televisione che ci convince che stiamo bene mentre in realtà stiamo male. Queste cose le portava già a teatro, nello stesso spettacolo che poi, rivisto, hanno portato in scena anche loro tre più avanti. E i critici di allora, i critici teatrali di allora, lo paragonavano a Ionesco. Il problema è stato che purtroppo nella nostra cultura televisiva poi uno così non ha trovato spazio. Cioè, i critici teatrali hanno detto: questo è Ionesco. In Francia Ionesco riusciva a fare le cose che faceva. Enzo dopo un po' dicevano: sei matto. Ed è per questo che poi è uscito da quello schema con cui lui voleva raccontare la realtà, come giustamente hai detto tu, prima con Vincenzina e poi arrivando a essere esplicito, perché la fotografia è esplicita, come gli aeroplani, addirittura violentissima. Poi a un certo punto si è stufato, ha detto: beh, non mi capiscono, e allora io lo dico. Però questo nasce perché voleva dire le cose chiare. Mario? No, prego. No, a me viene in mente, su quello che dici, una cosa. Per esempio, nella canzone, appunto, nel racconto del portale Scar de Tennis, a un certo punto c'è questo dialogo fra il padrone della macchina e il barbone, no? Ed è un dialogo molto frammentato,
no? Non è che si capisce bene fino in fondo quello che si dicono. Però, secondo me, in questa apparente confusione, in questo apparente surrealismo, in realtà c'è la fotografia esatta di quest'uomo presuntuoso e tutti, come dire, i suoi difetti profondi, cioè la distanza che ha verso questo ultimo è data proprio da questo surrealismo del linguaggio, che per esempio, butto, no? Lì appunto per provocare, perché quello quando dell'infanzia, quando lì che mi dai la birra, perfetto, cioè tu hai dei momenti di totale surrealismo con momenti di totale realismo che vanno sempre a beccare il disumano che c'è nei rapporti. Cioè invece della retorica nel dire oh tempi oscuri in cui invece di essere buoni basta dire insomma perché posso non averla biro, cioè fare porla così, o quando gli chiede i soldi dice no, adesso non dire che non devo andare a bere, cioè voglio dire perché certo. Beh, andava a Rogoredo, inizia con l'urlo del coyote, è stato definito, quindi dice Mario. Stavo appunto pensando che il gusto del surreale, del particolare. Allora, pensiamo come ci si va a inventare un personaggio come il Paolo della Banda dell'Ortica, il quale è non vedente, un poco udente, però ha il suo orgoglio di ladro. E naturalmente, stante le sue capacità auditive, lascia acchiappare tutta la banda, lui non viene neanche preso in considerazione dagli agenti che lo scambiano per un mendicante, e lo scambiano per un mendicante anche la gente che passa di là che gli dà una moneta che lui erroneamente ritiene essere parte del bottino che gli spetta, che gli viene versato a rate, e dice la famosa frase che schilo un lavorade ciula, no? Che non si, e dice da quando in qua il malloppo si dà a rate, a 100 lire per volta. Ora, veramente è un personaggio surreale. E qui c'è Walter Valdi. Qui c'è Walter Valdi di mezzo anche. E sì, ma è un corpo unico alla fine, gli è un corpo unico. E Valdi in questa roba. Quindi in realtà poi il valore dell'opera di Iannacci è dato proprio da questa capacità di comunicazione che va al di là del linguaggio verbale, no? Quella scena quell'immobilità. Quei silenzi io me li ricordo, no? ed erano irresistibili. Questo fatto di non muovere un muscolo, no? Cioè, pensate, è un comico freddo, no? Io mi ricordo quando una volta li vidi insieme con Paolo Conte, no? Dammi la cravatta, gli dice Iannacci, dammi la cravatta. L'altro risponde, non posso, è di mio fratello. Cioè, dammi la cravatta. Cercava di fregargli la cravatta. Il tutto sempre con questa faccia serissima, no? Cioè, no, sempre con questa faccia. Io non lo so se poi lui aveva sempre a un certo punto, man mano che passavano gli anni, muoveva sempre meno la bocca, si capiva sempre meno quello che diceva, perché lui era spessissimo, aveva dei testi irresistibili ma a volte inintelligibili perché era molto impastato da un punto di vista espressivo. Eppure lui riusciva a sviluppare una forma di comunicazione non verbale, direi il meno verbale di tutti, che riusciva a ipnotizzarti. Ecco. Vittorini, mi viene in mente una cosa che hai scritto in occasione di questa mostra e che mi pare ci siamo ripetuti. Partiamo dalla risata finale di Ho visto un re. Quella risata lì, l'abbiamo rivista tante volte nella mostra insieme a Gaber. Ma io ti do un'interpretazione, anche perché andiamo verso la fine, strana, che butto lì, che è una parola che per questo ho trovato anche in Guareschi, che si chiama dignità, perché uno che ride così è uno che è degno, uno che il barbone che sta così è degno, cioè che non sta, che non accetta che la sua personalità va sugli altri. Perché ridi così? Perché tu sei tu. Il palo è uno degno. Ci vuole dignità, 6 minuti all'alba, cioè dignità, che lo trovo, perché lo dico, in Giobara, racconto di Guareschi, perché quello che sa tutto del ciclismo non va a lasciare a doppia. Ho la mia dignità, io non sto alle cose. Allora io butto lì,
siamo verso la fine, questa parola strana, che in questo surrealismo, perché uno surrealisticamente cosa fa? Non sta sotto. Il surrealismo è un modo per non star sotto, è un modo per stare nella realtà ma non star sotto gli altri, e lo puoi fare seriosamente come discorso, ma puoi fare il pirla, cioè voglio dire, fai finta di essere pirla, ma così sei libero, anche se sei un barbone, anche se sei una, sei, anche quando è serio, Vincenzina, sei uno, perché Vincenzina, persino una donna, Vincenzina sta male se Rivera non segna più, il padrone non ha questi problemi, è degno. La parola dignità per me è una parola sintetica, che è quella che per me avvicina Guareschi e Iannacci, perché dignità vuol dire io, triste, sconfitto, ma io. E per dirlo c'hai bisogno del cabaret, c'hai bisogno del coso, c'hai bisogno dei silenzi, è un po' strano. Infatti uno dicono, beh, è un po' strano, però strano vuol dire che non sei dentro. Ed è un modo per difendere, per difenderti e per esprimerti fintamente eccentrico, in realtà libero. Potremmo finire qui. Ringraziamo Bernardini, Fegiz, Pedrinelli, Osvaldo, Edgar Dendi. Alla prossima volta. Grazie.